La produzione industriale è organizzata per progetti, processi ed attività. La capacità di normare le relative procedure ha consentito all'industria manufatturiera il raggiungimento di alti livelli di efficienza. Il settore delle costruzioni è invece in forte ritardo in questo processo di sviluppo, per i motivi che abbiamo visto in precedenza e in particolare a causa della scarsa integrazione all'interno della filiera e alla continua variazione dei partecipanti. La rivoluzione digitale sta modificando l'intero flusso di lavoro della filiera delle costruzioni e questo apre nuove prospettive alla possibilità di standardizzazione delle procedure. Il grande sforzo che si sta facendo negli ultimi anni in Europa intorno al BIM è proprio quello di normare e codificare i processi. La gestione digitale dei processi in edilizia deve essere tale da garantire la partecipazione attiva e consapevole dei tanti attori che nelle diverse fasi di progettazione, costruzione e gestione vi prendono parte. La standardizzazione dei processi è il lavoro che stanno facendo ISO, CEN e UNI. L'insieme di norme tecniche che questi enti stanno producendo sul BIM e sulla digitalizzazione dell'ambiente costruito avranno un impatto notevole sulla trasformazione del settore delle costruzioni in tutto il mondo. ISO o ISO è l'organizzazione internazionale per la normazione, in inglese International Organization for Standardization. Aderiscono ad ISO gli enti per la normazione nazionale come l'UNI italiano. CEN è il Comitato Europeo di Normazione, di cui fanno parte tutti gli stati membri dell'UE, più alcuni stati in ingresso come la Macedonia e la Turchia. È importante notare come questa attività di standardizzazione dei vari enti ai livelli nazionali e sovranazionali è fortemente interconnessa. Ad esempio, grazie al Vienna Agreement, un accordo di collaborazione sottoscritto nel 1992 da alcuni enti di normazione, fra cui CEN e ISO, con lo scopo di evitare la duplicazione del lavoro e facilitare la cooperazione nella stesura delle norme, l'attività di normazione di CEN e ISO risulta molto legata. Gli standard europei prodotti dal CEN, a loro volta, sono normalmente armonizzati nelle norme prodotte a livello nazionale dagli enti normativi dei singoli paesi, come appunto UNI in Italia. In Italia UNI completerà nel corso del 2019 la pubblicazione di tutte le parti di cui si compone la 11.337, la norma italiana sulla gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni BIM. Parte 1. Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi. Parte 2. Criteri di denominazione e classificazione di modelli, prodotti e processi. Parte 3. Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione, schede informative digitali per prodotti e processi. Parte 4, evoluzione e sviluppo informativo di modelli elaborati ed oggetti. Parte 5, flussi informativi nei processi digitalizzati. Parte 6,
esemplificazione di capitolato informativo. Parte 7. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le figure coinvolte nella gestione digitale dei processi informativi.